Buonasera, buonasera a tutti. Allora, iniziamo questo consiglio comunale. Come avete visto, abbiamo dovuto convocare in sessione straordinaria ed urgente perché ci sono delle particolari scadenze, per cui necessitava entro oggi fare questo consiglio comunale. Quindi iniziamo subito, così possiamo poi fare gli atti conseguenziali sul gruppo. Allora, iniziamo con l'appello. Riscione Antonio. Presente. Ricca Giovanni Emanuele. Presente. Mastrolia Cristian. Presente. La Sale Eugenio. Presente. Ricca Felice. Presente. Rizzo Andrea. Presente. Siani Raffaele. Presente. Formica Marcello. Presente. Cappetta Concetta. Presente. Lorenzo Alfonso. Presente. Lorenzo Onofrio. Presente. Panza Nicola. Presente. Margherita Luca. Presente. Lorenzo Alfonso assente per motivi personali, non potrebbe essere presente, quindi non giusto di piano, Margherita in arrivo. Dovrebbe arrivare. Essere qua. Benissimo. Ok, allora il consiglio è validamente costituito, quindi passiamo subito alle comunicazioni del sindaco. Prego. Salve, buonasera a tutti, bentrovati. Consiglio comunale lampo nel senso che davvero dedicheremo poco spazio, almeno stasera, a voglio dire, la disquisizione su aspetti che nel successivo consiglio comunale riteniamo invece siano importanti e da sottolineare. Quattro cose però importanti, quindi a brevissimo partirà il servizio ludoteca, è stata ormai pubblicata la graduatoria praticamente degli ammessi e cercheremo nel giro di a più 10-15 giorni di consentire l'avvio delle attività. Rispetto a questo stiamo anche sollecitando il piano di una nuova azienda consortile a consentire, rispetto a questo affidamento eccessivamente breve, l'indizione di una gara che possa poi stabilizzare questo servizio importantissimo per le mamme che lavorano, per le mamme e i bimbi piccoli, quindi della fascia 0-3 anni. Possa esserci invece, voglio dire, una proiezione dei servizi non ridotta a un solo anno, pluriennale. Mensa, scuola dell'infanzia. Pensavamo di poter concludere il tutto con un, almeno gli uffici lo avevano predisposto, affidamento ponte rispetto all'indizione della gara aperta triennale, in modo tale da poter consentire che non ci fossero più, voglio dire, queste attese che un po' ci sono in ogni singolo comune, ogni qualvolta deve cominciare il servizio mensa. C'è stata un'impossibilità punto di vista tecnico della ditta che già svolgeva il servizio a fare questo affidamento ponte, sono impegnati gli uffici nel chiudere questo aspetto e nel consentire un immediato avvio. Nel frattempo sarà posta a gara praticamente il servizio, con la consapevolezza enorme che può esserci una novità importante dall'anno prossimo. Se si riuscisse, così come speriamo, a chiudere praticamente l'intervento della scuola materna in tempo utile, il piano inferiore nella revisione del progetto che noi abbiamo voluto, il piano inferiore rispetto all'inagibilità iniziale, che era un semplice deposito, invece viene destinato al locale mensa e quindi ci sarebbe finalmente da parte nostra un punto di preparazione dei pasti adiacente praticamente alla scuola dell'infanzia stessa, con la possibilità di avviare, ci impegneremo già da quest'anno, da impegnarci in un programma molto bello di diciamo, acquisto dei prodotti di prossimità dagli agricoltori locali. È una cosa sulla quale stiamo lavorando e che a breve, insomma, tenteremo di mettere su nella maniera più idonea, per consentire che ci sia anche questa certezza nella preparazione dei pasti. Dovrebbe chiudersi a breve l'intervento della, diciamo, dello spazio oratoriale Madonna delle Grazie, così come per
l'IERP, la consegna degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Festola, stiamo partorendo rispetto a questo praticamente allaccio Enel. Adesso dovremo al monico prezzo di 11.700 euro consentire che ci sia questo pagamento per gli allacci che dovranno seguire, l'installazione di una cabina per circa 14.000 euro, dopodiché veramente contiamo di finalmente arrivare anche a questo importantissimo traguardo che ci eravamo prefissati, che grazie a Dio sembra vicino. Ultima notizia rispetto all'avvio lavoro dei 18 alloggi Acer in località Madonnelle. C'è stata la firma da parte della presidenza Acer sul contratto di inizio lavori, quindi nel giro di una decina di giorni dovrebbero finalmente venire qui, installare il cantiere e cominciare anche quei lavori importantissimi. Presidente, ho concluso, possiamo entrare nel vivo della discussione che invece ritengo importante. Grazie Sindaco, allora passiamo quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, è la delibera numero 236, la deliberazione 236 del 10 novembre 23 del Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, ente pubblico economico, vende ad oggetto Comune di Contursi, cessione area di vita al centro sportivo polifunzionale, accettazione della cessione a titolo gratuito e di indirizzi. Questo è un punto fondamentale. Noi abbiamo voluto questo consiglio, appunto, dicevo prima, per, come sezione straordinaria ed urgente, proprio per assicurarci finalmente la proprietà del campo sportivo, in modo tale. Prego Luca, vieni. Perché dobbiamo cominciare a pensare effettivamente a dare dignità allo sport a Contursi, e senza impianti sportivi questo non lo possiamo fare. Quindi attraverso quest'opera cominciamo veramente a pensare in maniera più seria alla possibilità di dare anche un futuro ai nostri ragazzi, un futuro, perché a vedere questi nostri ragazzi correre in giro o allenarsi in un campo da 8 persone e poi giocare in uno da 11, insomma, è una mortificazione per chi ha avuto la possibilità di vivere questo sport nel nostro paese, veramente è una mortificazione. Quindi questi due punti che affronteremo oggi sono proprio per ovviare a queste situazioni. Quindi passo subito la parola al Sindaco che ci parlava appunto su questo punto. Grazie. Sì, gentilmente Presidente il fascicolo, grazie di cuore. Grazie. E allora, è il motivo della convocazione straordinaria e urgente, mi fa piacere che c'è anche il consigliere Margarella che è arrivato, che sarebbe stato insomma abbastanza bruttino chiudere almeno questo punto senza di te. E con davvero immenso orgoglio che arriviamo a questo passaggio. Ci arriviamo in fretta, io mi sono scusato nella telefonata con il capogruppo di minoranza di questa convocazione straordinaria e urgente, ma immagino faccia felice anche loro quando gli argomenti all'ordine del giorno sono questi, e in particolare l'urgenza è determinata dal secondo punto all'ordine del giorno, cioè dalla possibilità immediatamente successiva di candidare a finanziamento un progetto che è solo uno di quelli che può essere realizzabile, ma è il primo e anche, voglio dire, il più articolato, anche il più particolare, ma forse avvincente, e quindi dovevamo necessariamente chiudere e concludere con il trasferimento di proprietà della struttura, dell'impianto, del centro polifunzionale, perché di quello si tratta in località Tufana. Ebbene, questo è il frutto di un lavoro biennale rispetto al quale noi ci poniamo in una dimensione, voglio dire, abbastanza costruttiva, nel senso, se sfoculiati è necessario chiarire determinate cose e farlo anche a muso duro, come è stato necessario fare rispetto alla relazione della Lega Nazionale Dilettanti e alla constatazione della FIDAL rispetto alla pista d'atletica, cioè non si può parlare di fruizione, di fruibilità, di percorsi ambiziosi quando si è in un'impossibilità concreta
di utilizzo dell'impianto per attività agonistiche, perché dal punto di vista degli allenamenti o dell'utilizzo per trascorrere il tempo libero, ci siamo sempre detti, il tutto poteva essere funzionale. Ebbene, noi abbiamo fatto un percorso lungo con Regione Campania che ha previsto che cosa? La possibilità di verifica di farci riconoscere come eccezione assoluta a livello italiano. Qual è il principio dal quale parte il tutto? Siamo l'unica area, tra virgolette, industriale a destinazione turistico-termale, perché nel corso degli anni c'è stata questa trasformazione. Non esiste nel panorama italiano un'eccezione come la nostra. Le ASI gestiscono esclusivamente, tassativamente, per finalità statutarie, solo aree industriali. L'unica area a destinazione diversa, nel caso nostro è addirittura turistico-termale, è quella di Contursidero. Ed è un'eccezione gigantesca. Il percorso che abbiamo fatto con Regione Campania e con il Ministero di conseguenza era quella di favorire che quest'area potesse essere individuata quale eccezione, perché generalmente che cosa si fa? Ci sono dei fondi a disposizione, io devo fare un bando aperto e al bando aperto è chiaro possono partecipare n soggetti. Se ci sono dei fondi a disposizione addirittura da poter spendere in Regione Campania come residui possibili e utilizzabili, è chiaro ci deve essere un modo su come individuare il comune di Contursidero, anzi in quel caso l'ASI Salerno, per un finanziamento di quel tipo. E quindi c'è stato tutto un approfondimento sulla possibilità di arrivare a questo capolavoro, che sarebbe stato il riuscire ad essere individuati come unicum a livello italiano, il dire lì può nascere un centro sportivo per l'ottimizzazione di tutti i percorsi di fruizione turistica, di collaborazione sport, medicina sportiva, termalismo, con tutto quanto insomma abbiamo declinato in tutte le lingue del mondo. In realtà, dal punto di vista ministeriale e anche regionale, giustamente, soprattutto l'assessore Marchiello ha evidenziato qual è il limite enorme che c'è su un dato di questo genere. Cioè, non è che perché sei un'eccezione a livello italiano puoi essere individuato rispetto a una cosa infattibile, cioè l'utilizzo di fondi destinati ad aree industriali su aree industriali non solo. Se è un'eccezione, di questa eccezione dobbiamo trovare il modo per risolverlo. E lo abbiamo risolto nella maniera sperata e nella maniera costruita, cioè avevamo già accennato in precedenza quale fosse il nostro tentativo e la nostra ambizione, cioè di diventare anche, tra virgolette, padroni del nostro destino, non più con semplici destinazioni d'uso o con concessioni d'uso delle aree, oltretutto a titolo oneroso, ma di farlo invece da proprietari dell'area in un percorso di, diciamo, ambizioso, di volontà di trovare poi partenariati funzionali. Questi partenariati che abbiamo ricercati, che abbiamo costruiti, alcuni di questi sono praticamente i protagonisti del secondo punto all'ordine del giorno, quindi del progetto che andremo a candidare, ma arrivo dunque, da questo punto di vista ci troviamo nella condizione di aver ottenuto, e un ringraziamento nella maniera più assoluta va all'ASI, nella persona del Presidente, nella persona di un comitato direttivo e del Consiglio Generale dell'ASI, che hanno accettato tutto questo, diciamo, formalizzare la volontà di diventare proprietari dell'area. Quindi con il Consiglio Comunale di stasera si attua che cosa? La cessione gratuita, quindi cessione a titolo gratuito dell'intero perimetro, non solo del campo sportivo, ma dell'area che contiene il campo sportivo, al Comune di Contursa. E rispetto a questo saremo, con l'atto che andremo a sottoscrivere a brevissimo, fra insomma non più di una mezz'ora, entrando in proprietà, in possesso, quindi nella proprietà dell'area, riusciremo anche ad optare per la candidatura, la prima delle candidature, di progetti che tenteranno di realizzare che cosa? Di ricostruire totalmente da zero il campo sportivo, di completare aggiustando le anomalie insanabili che ha evidenziato la FIDAL, la pista d'atletica,
di consentire la realizzazione di un campetto plurifunzionale, vediamo se in termini di cifre a disposizione riusciamo a realizzarli tutte e due, ma coperti, e della realizzazione di un'altra infrastruttura adiacente agli spogliatoi che invece possa servire come centro polifunzionale, perché tenteremo di specializzare l'attività oltre che per i normali utilizzi per le società sportive dilettantistiche del posto o dei comuni adiacenti che ci chiedono di condividere un'idea di sport un po' più comune finalmente, di poter anche aprire il tutto alla terza età e alla disabilità come unico polo presente nella Valle del Sele, che crea attenzione coordinata per anche le diverse forme di diversa abilità. Allora, arrivo dunque, è inutile che ci giriamo intorno. Propongo di fare che cosa? Immagino che possa dare per letta l'intera premessa, anche con l'acquisizione dei pareri e i rilievi della stipulazione dell'atto di concessione a titolo gratuito dell'area, con la formalizzazione del proprio intendimento e voglio dire con il trasferimento nell'atto pubblico di tutto quanto andiamo a chiarire in premessa di questa delibera, di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali, di accettare la concessione a titolo gratuito dell'immobile identificato in preambolo, di approvare la perizia di stima già redatta dal Consorzio ASI in allegato alla lettera B alla presente deliberazione, di approvare lo schema dell'atto di cessione gratuita dell'area riportata in catasto al foglio numero 4, particelle numero 768-786-D6, così come approvato con determina numero 291 del 14 novembre 2023 della responsabile area legale, contenzioso e avvocatura del Consorzio ASI in allegato alla lettera C alla presente deliberazione, di prendere atto che la cessione sopra descritta avverrà a titolo gratuito con spese di registrazione, trascrizione e voltura a carico del Comune di Contursi Terme, di autorizzare la stipulazione del contratto di cessione in oggetto e la sottoscrizione della stessa da parte del responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e attività produttive, di dare mandato al responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e attività produttive di adottare gli atti conseguenti e derivanti dall'approvazione del presente atto e chiaramente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del TUEL. Grazie e mi riservo di reintervenire. Grazie. Sindaco, prima delle votazioni, chiaramente interventi, chiede il consigliere Formenza, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, ovviamente come ha già anticipato il Sindaco, ci eravamo sentiti, avevo immediatamente comunicato agli altri membri del gruppo di minoranza l'imminenza e l'urgenza di questo Consiglio Comunale. Ovviamente un po' di problematiche ci sono state per poter prendere visione degli atti. Io ringrazio la segretaria che è sempre solerte, sempre sotto, manco c'è stato bisogno di richiedere gli atti, mi sono arrivati direttamente sulla mail, ovviamente stamattina alle 11:20 circa, quindi con i tempi che ha avuto pure lei, perché giustamente non credo fossero a disposizione prima. Quindi va comunque sottolineato questo punto, per quanto ci riguarda non è stato possibile approfondire e capire bene il senso di questo atto. Ovviamente un plauso va sicuramente, perché acquisire in proprietà il campo sportivo era l'obiettivo che ci si era dati anche con la precedente amministrazione. Si era riusciti ad averlo solo in concessione, non in cessione gratuita, però l'obiettivo era quello di avere la disponibilità della struttura per renderla immediatamente fruibile nei modi possibili immediatamente, per poi fare tutti gli interventi che ci si era detti e che ha illustrato anche adesso il Sindaco, per poi renderlo fruibile per cose superiori, per cose migliori. Quindi l'unico appunto che va fatto comunque è questo, si è dovuto aspettare 2 anni per arrivare allo stesso risultato, analogo risultato di quello che ci si era dati prima. L'intenzione originaria era quella di far sistemare il campo all'ASI, nelle prime dichiarazioni del Sindaco si è toccato con mano che non c'era questa possibilità, questa fattibilità, perché l'ASI non aveva
tutta questa interesse a, a investire su, su una struttura di contorsione, su un'area che non è industriale, così come, come già detto. Quindi alla fine si è arrivati a un risultato, per quanto io lo vedo più o meno analogo a quello che avevamo ottenuto con la precedente amministrazione, in quanto sì, era una concessione a titolo oneroso, ma il valore del, del canone attribuito alla, all'opera era pari a quella che sarà la manutenzione che comunque dovrà essere poi all'esito del finanziamento dovrà essere fatta. Quindi si fa questo, questo appunto, ma veramente senza vena polemica e senza voler sminuire il risultato ottenuto, che ripeto, penso che sono d'accordo anche i consiglieri del gruppo, è solo da, da approfondire. Quindi siamo, siamo felicissimi di questo risultato. L'unica nota, e poi chiedo al segretario di questa la dichiarazione di voto di riportarla magari integralmente nel, nel deliberato, ve la consegniamo dopo firmata. Due appunti facciamo, due sollecitazioni piuttosto che appunti, è quello di all'esito della, della stipula del contratto, che a quanto ho capito quindi verrà fatto stesso stasera, quello della, della gestione, di renderla immediatamente fruibile per quello che si può fare oggi, magari allenamenti semplici, quindi fare quegli interventi di manutenzione ordinaria urgenti, per far sì che già, dico, dalla settimana prossima, ovviamente il tempo, non, la stagione non è quella ottimale, però ove ci sia necessità da parte dei cittadini di rendere immediatamente fruibile per quanto riguarda i cittadini di Contursi o dei paesi vicinori, nelle more poi dell'ottenimento di un finanziamento che possa portare a migliorare la struttura e verificare anche la poi la compatibilità degli interventi che verranno fatti con i soldi pubblici che sono già stati spesi su quella struttura, per, non, per evitare di incappare le eventuali responsabilità erariali dal, dal punto di vista del depauperamento del finanziamento ottenuto. Noi ricordiamo sempre, penso che anche il sindaco ricordi le, i mal di testa che ci sono stati per far togliere quella, quel poco di tribunetta solo perché era stata finanziata pubblicamente, quindi figuriamoci a fronte di un intervento di 40.000 euro siamo stati in anni fermi, quasi non sono stati investiti 600.000, quindi porre la massima attenzione su che non si vada ad, ad incappare in problematiche su questo fronte. Quindi detto questo, ovviamente solo per le motivazioni dette prima, quindi sul, per la mancanza di tempo per aver potuto esaminare tutto quanto, non, ovviamente non votiamo contro e non votiamo neanche a favore, ma il voto in questo deliberato ci asteniamo dalla, dalla votazione. Grazie. Grazie, consigliere Forlenza. Prego, chiedere la parola all'assessore nostro. Prego. Buonasera a tutti, io intervengo solamente per dire che oggi rappresenta un giorno importante per il Contursi Terme e per l'amministrazione comunale. Dopo due anni appunto di impegno, proposto da tutti, ma in particolare dal sindaco, arriviamo ad, un, ad una conclusione che avevamo, ci eravamo prefissati all'inizio, quella di ottenere la proprietà del, del campo sportivo giù al Tupano per poterci, per poterlo poi candidare per finanziamento. Senza la proprietà, non c'è, c'è qualche precedente consiglio, non è possibile, non era possibile presentare nessun tipo di progetto rispetto a quel bene. Quindi la, quello che fu fatto al termine della scorsa consigliatura, se non ricordo male, anche abbastanza illegittimo, perché alla fine non si è ottenuto, non si è mandato, fu una firma del sindaco dell'epoca, se non sbaglio. Bisogna ratificarla, come ci vogliono i tempi. No, comunque, diciamo, non è, comunque, da noi fu, non fu. No, la convenzione non ci fu, non c'erano i tempi. Fu firmata, però non fu consiglio. Comunque, da noi fu rigettata per questo motivo qua, perché non ci dava la, la proprietà e soprattutto ci dava un uso non gratuito, come, come adesso, ma bensì sotto bisognava, bisognava dare un po' di spettivo e c'erano delle, delle spese previste. E tra l'altro anche furono, fu messo anche come spese necessarie, quindi cioè non, non, non si fossero posti in essere, ci sarebbero state delle conseguenze legali. Comunque questa è la mia domanda, chiedo, chiedo di scusa. Comunque oggi arriviamo, arriviamo a prendere quindi la, la proprietà, ad ottenere la proprietà di questo bene. Quindi possiamo finalmente chiederne un finanziamento per poterlo mettere a, a regime, per poterlo prendere omologabile, perché oggi non è omologabile, e per poter, nel caso specifico, se fosse, come, come ci auspichiamo, non è niente scontato, come auspichiamo, se fosse
appunto finanziato il progetto che andremo a candidare, sarebbe utilizzabile anche per un'attività ulteriore per lo sport, diciamo così, anche per dare la possibilità di inclusione di partecipazione anche ai soggetti più deboli, tra virgolette. Quindi questo per me è sempre un motivo di vanto, dare la possibilità a coloro i quali hanno, cioè diciamo, sono meno un po' più disagiati di poterli rendere partecipi della vita sportiva, della rete sociale della nostra comunità. Il sindaco Planizio diceva parlava di accezione particolare rispetto, cioè diceva che la situazione della zona giù al Tovare era particolare, ed è particolare ancora, perché là è stato possibile grazie alla trasformazione della zona da industriale a turistico termale, la possibilità di insediamenti termali che senza i quali oggi si forse non avrebbe quel punto di forza che ha, oltre alle altre che già esistevano, altre terme, naturalmente non vorrei offendere nessuno. E quindi questo va evidenziato, va sempre sottolineato, sono atti importanti che vanno sempre ricordati. Ancora, rispetto al fatto del danno reale possibile, presenteremo un progetto, quindi non saremo cercando noi a intervenire sulla cosa. Se lo presenteremo poi, sarà la regione. Pure la presentazione del progetto, quello che essere, come fu approvato quello del campo sportivo precedentemente, poi è cura di chi lo va ad attuare, vedere se ci sta qualche opera già finanziata. Certo, l'altra volta quello che finanziato prevedeva l'abbattimento del. Però purtroppo no, se vogliamo renderlo omologabile dobbiamo intervenire. Oggi non lo è, oggi purtroppo non lo è. Il dato di fatto è questo, su questo non si può scappare, quindi l'unico modo per renderlo omologabile è presentare un progetto e ottenere il finanziamento e così e così. Quindi io ribadisco, cioè, il mio voto favorevole a questa proposta di delibera. Grazie. Assessore, prego. Non può essere un mettere paura, una comunità, era solo una riflessione fatta all'altra voce. No, qui chiarisco anche questo. Allora, per quanto riguarda Cristian della convenzione passata, non era che avevamo preparato, diciamo, la precedente amministrazione, non è passata in consiglio, però era stata fatta, quindi non abbiamo dei tempi tecnici per portarla in consiglio comunale. L'unica cosa poi volevo sottolineare è il fatto della gratuità del passaggio. C'è un documento che consente di una cosa, sta prima in consiglio comunale. Sì, però non c'è la firma e si fila. Sì, per dire, ho capito, però diciamo noi per cercare di prendere il campo con le di fare campagna elettorale. No, vabbè, questo lo stai dicendo tu. Per quanto riguarda il canone, stavamo parlando di un canone di 5.000 euro annui, esatto. Cioè che andava a scomodo con la manutenzione, quindi io non credo che anche adesso spenderete meno di 400 euro al mese per la manutenzione, quindi possiamo dire che non è il canone, era proprio una cosa irrisoria all'epoca. La differenza è che possiamo presentare un progetto, dico, tu non lo potevi presentare. Ma no, ma non è vero. Non è questa cosa qua, non siamo. No, vabbè, ma era semplicemente questo. Poi comunque vabbè, riguardo alla deliberazione, io mi unisco e concordo pienamente con l'intervento del capogruppo Forlenza e vorrei esprimere alcune considerazioni che reputo importante anche per dare merito ai tanti amministratori e alle tante compagini amministrative che hanno adottato scelte importanti su questo argomento. Chiedo pertanto al Presidente del Consiglio, al Segretario Comunale, di riportare il mio intervento in maniera integrale nel corpo della delibera della parte premessa. Te lo consegno. Sì, lo volevo anche leggere, posso? Sì, dopo lo... Sulla vicenda campo sportivo molto si è detto e molto si è fatto nel corso di tanti anni di vita sportiva e di vita politica con Lussano. Allora, nessuno in particolare si può arrogare in maniera assoluta meriti particolari, ma in tanti invece possono affermare di aver dato il proprio contributo, con dedizione, impegno e sudore della fronte, per arrivare al risultato di avere finalmente una struttura sportiva degna di questo nome. E giusto perciò in questo momento in cui il Comune delibera la piena proprietà della struttura, ricordare a tutti, amministratori e cittadini, le fasi politiche e tutti i passaggi amministrativi più importanti che si sono consumati nel corso di decenni e sui quali mi sono accuratamente documentato già da quando nella precedente consigliera Luca ho ricoperto la delega allo sport. Il campo sportivo Lufano viene realizzato per la prima volta nel dopo terremoto.
viene realizzato gratuitamente dal consorzio di imprese che stava realizzando importanti opere stradali sul territorio. Siamo nell'84-85 e prima di allora le squadre di calcio locali che militavano nei campionati di terza categoria, US Condursi e S Santa Maria, nonché squadre di calcio giovanili, erano costrette ad andare a giocare sui campi dei paesi vicini, Palomonte o Rimetto Cito. È vero, non era un grande campo di calcio, ma l'iniziativa di quell'amministrazione comunale, l'ARDO, ha consentito lo svolgimento di tantissimi campionati di calcio delle squadre concursali in maniera decorosa in tutti gli anni successivi. Ricordiamo le vittorie dei campionati di seconda e di prima categoria da parte delle società guidate dai presidenti Salvatore Fornese e Ruggero Bronni. La zona Tufano, poi, nell'anno 1998, è stata individuata come zona industriale a vocazione turistico-termale dall'amministrazione Mastrolia ed oggi non avremmo potuto avere il finanziamento di 600 milioni del contratto d'area se la struttura sportiva non fosse stata fatta rientrare nell'area ASI per lo sviluppo turistico-termale. In più, nel corso degli anni successivi, ci furono finanziamenti con il contratto d'area e il patto territoriale per gli insediamenti ricettivi, turistico-alberghieri che ne hanno impedito in qualche maniera il degrado ed hanno dotato l'area di strade, luce pubblica, rete idrica e altri servizi. Nel campo sportivo Tufano c'è la storia calcistica concursana di quasi 40 anni. Il campo sportivo Tufano, negli anni più recenti, è vero, non è stato oggetto di importanti interventi di manutenzione, né ordinaria né straordinaria. Questo almeno fino al 2013, allorquando l'amministrazione Lardo non trova la forza di riuscire ad ottenere un finanziamento di 600.000 euro nell'ambito dei fondi per il contratto d'area che doveva servire per altre infrastrutture. Durante l'amministrazione Fornenza ci siamo battuti con decisione affinché la provincia di Salerno, pur con le risorse minime che c'erano, di far realizzare una struttura decente, pulita, decorosa, bella a vedersi e capace di coronare il sogno di tutti gli sportivi concursani che da anni richiedeva un campo degno di questo nome. La struttura, una volta completata, quando ha tolto dalla vista quella brutta immagine del campo precedente in terra battuta con la recinzione che cadeva a pezzi. Sbaglia chi vuole disprezzare l'importante risultato raggiunto, perché se oggi possiamo parlare di passaggio di proprietà del campo in capo al comune è solo grazie alle amministrazioni precedenti che hanno fatto finanziare l'opera e l'hanno fatta realizzare, ancorché incompleta, e da definire meglio con ulteriori interventi migliorativi e di completamento. Ora speriamo che questa amministrazione riuscirà a completare tutte le opere che ancora devono essere fatte e per le quali dobbiamo tutti quanti dare il contributo fattivo e collaborativo, perché il campo Tufano è la storia sportiva di Condursi e dei condursani ed appartiene indistintamente a tutti noi. Ok, io ho finito, grazie. Quindi voti a favore? No, ma c'è presidente. No, perché no, hai detto che c'era una cosa fattiva. No, non ho capito. Contributo fattivo. No, non ci abbiamo fatto la dichiarazione di voto. Okay. Quindi io mi stavo io mi riferivo a tutta la sequenza. No, non avevo capito, ma non so. No, che cosa, scusa, di non avevi capito? No, nell'intervento a un certo punto dice ci stava il contributo da tutti per. È un risultato importante come questo, penso che doveva essere approvato da tutti. Una cronologia che stavo facendo. Grazie per la storia, io l'ho vissuto un po', però. Prego. Buonasera a tutti. Però non ho che cosa. Però? No, però si ha la sensazione che la storia di Condursi parta nel 2011 e si chiuda nel 2016. No, ma è quasi fatto un po' più lunga, questo è il senso. Dall'85 è partita, non sta proprio poco attento, sì. Buonasera a tutti, allora non è una polemica nei confronti dell'opposizione su questo intervento dell'amico Nicola, che è un amico Nicola Panza, quindi volevo semplicemente però precisare che è brutto non dare merito a chi in questo caso è riuscito ad ottenere qualcosa. No, perdonami, fammi terminare così almeno. È brutto non dare il giusto merito a chi ha lavorato e chi ha ottenuto questa cosa, nel senso che le precedenti amministrazioni è vero che avranno pure lavorato, però si sono alla fine viste, diciamo, sconfitte a non riuscire a fare quello che dovevano fare, nel senso che anche un fallimento di un'amministrazione va accettato, va dato invece merito, credo, e non poco, ad Antonio, il nostro sindaco, perché ha lavorato in un modo certosino, nel senso che
per raggiungere questo obiettivo. Io credo che lui abbia fatto tanti percorsi, okay? Quindi non si è limitato semplicemente a presentare un progetto, ad averlo o non averlo, ha costruito nei minimi dettagli il percorso per raggiungere questo tipo di finanziamento eventuale e quant'altro. Quindi a me dispiace più che altro che nei successi degli altri, perché poi io non sono un polemico, non mi piace attaccare, non mi piace fare nomi, non mi piace, però quando si è in amministrazione, quando gli altri fanno le cose buone, non c'è bisogno di prolungarsi nel dire che la storia diceva o non diceva. La storia, secondo me, va sottolineata nel momento in cui c'è un risultato bello, e lì chapeau a chi riesce a fare un qualcosa di... No, voglio solo terminare. Ti prego, fammi terminare, perché poi perdo il filo. Io non sono un bravo oratore, quindi lo so benissimo. Però dico solo questo, dico semplicemente che... Buonasera Presidente. Buonasera, a tutti. Buonasera. Volevo solo dire, mi dispiace che bisogna percorrere e dire, dico guarda, ti giuro, con un effetto enorme, lo sai, il rispetto che porto per te, tutto quanto, quindi ci conosciamo adesso, però sottolineare certi passaggi in un momento così storico, perché adesso è storico veramente, mi dispiace che bisogna sottolineare dei passaggi più volte che secondo me, credimi, io sono inutili, cioè sono inutili. Non per te, non per qualcun altro, né per qualsiasi altra persona, ma in questo momento storico ritengo che sia poco delicato e poco opportuno fare dei passaggi. Ma nessuno, Giovanni, scusami, io non ho messo in dubbio assolutamente, anzi nella dichiarazione di voto noi ci siamo anche complimentati con l'amministrazione, perché questo qua, l'ha detto anche il consigliere Forlenza, è un risultato che ci fa piacere anche a noi, assolutamente. Cioè, io ho solo ripercorso la storia del campo sportivo, non ho detto niente di che, cioè non ho... Però, partendo da lo sicuramente che si dà ma assolutamente una strategia politica composta da questa amministrazione abbia avuto un frutto che nelle altre amministrazioni non ci sono più. L'abbiamo messo nella dichiarazione, ma senza offendere nessuno. Nella dichiarazione di voto, la sottolineo, io non vedo nessuna offesa in questo caso. No, ritengo semplicemente che determinati passaggi sottili, si potevano evitare. E ma ciò, che cosa volevo evitare? Io ho detto semplicemente come è andata la promozione. Scusa, allora... Non vedo niente di... Prima di parlare... Ok, parla prima... Buonasera a tutti, scusate ancora per il ritardo, purtroppo per impegni lavorativi ho fatto ritardo. Diciamo che l'oggetto di stasera è importante per la città di Contursi, per noi contursani, tutti vogliamo questo campo sportivo. Mi voglio un attimo collegare al ragionamento che faceva l'assessore Giovanni, no? Dicendo, diciamo che fallimento manco era, poi parliamo quando lui faceva l'assessore allo sport, cioè il primo finanziamento lui era l'assessore allo sport, cioè voglio dire, qua un po' tutti, un fallimento non è stato, un po' tutti ci hanno lavorato, tutti ci hanno lavorato vicino a questa cosa, forse è passato un bel tempo, lo vogliamo già da molto tempo, le persone di Contursi, le associazioni calcistiche lo vogliono, beh, voglio dire, ci sono stati dei passaggi forse anche un po' sbagliati, come l'ultimo casomai anche del gruppo Nuova Alternativa, perché partire sotto sotto e poi non chiuderlo alla fine manco è servito a nulla, il sindaco all'inizio pure di mandato ha provato a fare, di lasciarlo all'ASI, se ricordo bene, cercando di farlo fare a loro, perché loro erano i proprietari, vedere se tramite loro si riusciva a fare qualcosa. Abbiamo passato altri 2 anni, però voglio dire, mo adesso la proprietà passa al comune di Contursi Terme, e così trovare un finanziamento per cercare di risolvere un problema. Il passato, la storia, il campo Contursi lo vuole, e noi ci dobbiamo attivare tutti per questa cosa. Poi per quanto riguarda il voto ci asteniamo, non perché non vogliamo, solo per una questione di tempo come abbiamo detto, però voglio dire, per il futuro tutti i progetti che verranno fatti cerchiamo di essere
uniti con la maggioranza per poter dare un contributo maggiore, a differenza di stasera che ci asteniamo. Grazie. Grazie. Io volevo solo sottolineare una cosa. Io sono stato uno di quelli che nell'84-85 ha potuto usufruire e gioire del fatto che giocavamo a Polmonte e ce ne siamo venuti a Contursi. Però questo atto che stiamo facendo è molto importante. Nessuno l'ha messo in dubbio questa cosa, no, se non avete fammi finire, Nicola. Fammi finire, Nicola. Forse adesso dico qualcosa proprio in controtendenza, in quello che stiamo facendo. Noi non potremo gioire, non potremo assumerci nemmeno diciamo i meriti di aver fatto questo passaggio quest'anno, quest'oggi, se non vediamo i giovani che vanno a giocare laggiù. E allora è inutile che facciamo tanta retorica e tante cose, l'importante è quello. Quindi cerchiamo di andare avanti e cerchiamo di, su questo ci deve essere il voto favorevole di tutti, quindi solo questo punto, solo questo intendo, perché è un elemento talmente importante che è quello. Allora, sottolineiamo un attimo questo fatto. Non è la stessa cosa. Una cosa è prendere in concessione a pagamento una cosa e un'altra è proprietà. È come dire, ma poi io mi prendo in fitto una casa, no, io me la compro. No, è la stessa cosa, perché poi tu, se te la compri, ci devi fare la manutenzione dentro, è normale. Però non è la stessa cosa, sono due cose completamente diverse. La proprietà è una cosa, la gestione, usufruire di un bene in concessione è un'altra. E sono due cose proprio, pure giuridicamente, che tu me lo insegni, completamente diverse. Quindi non diciamo questo. Questo di oggi è un passo completamente diverso da quello che è stato fatto prima. Il sindaco vuole replicare. Sì, ma tantissimo mi entra nel senso di voler citare. Devo fare in modo che, insomma, non si eccede inutilmente. Io sono non felice della vostra astensione, perché quando ci sono risultati di questo tipo, pur rispettando, come sempre, e ci si sforza a fare complimenti, a dire un importante risultato, poi voglio dire, l'astensione non si comprende bene che cosa diventa. Gli atti sono a disposizione. E la prima volta che mi spiace non votare. Gli atti erano, perché tu sai che ciò che abbiamo fatto assieme alla segretaria, che rendiamo automatico e che abbiamo reso automatico noi, cioè il fatto che siano inviati gli atti completi a tutti, chiaramente essendo un consiglio straordinario e urgente, noi li abbiamo chiusi alle 17.30 ieri sera, dalle 17.30 ieri sera sono a disposizione nella casa comunale. Alle 17.30, no, scusami, ma potevamo noi verificare tutte le parti? Nicola, tu non fai, ma tu non devi fare il notaio. Allora, un atto, se non fosse, no, ti prego, perché se no appariamo, ridicoli da un certo punto di vista, ma lo diventiamo da un altro punto di vista. Tu non fai il notaio, io non faccio il notaio, nessuno di noi lo fa e lo deve fare, non è il compito nostro. L'ufficiale arrogante sarà il segretario comunale. A lei compete, assieme all'ufficio legislativo dell'ASI, la predisposizione degli atti, i praticamente confronti anche con notari per consentire che l'atto sia idoneo, perché un'unica cosa è certa, che noi, come qualsiasi altra amministrazione comunale, non è che vengono a fare i ridicoli approvando un atto che non è blindato dal punto di vista, voglio dire, del discorso, della pesatura e di tutto quanto deve contemplare un atto di passaggio. Nicola, sai che sforzo immenso allora tu dovevi fare? Leggere la delibera. Perché rispetto all'atto lo porta in intestazione, cessione gratuita e per te già basta. Poi, se volevi sbilanciarti, ti conosco come persona capace, leggere 4 pagine o 6 pagine di atto non è una cosa impossibile in circa 14 ore, anche nella pausa pranzo. Apprezzeresti semplicemente cosa, anche nella pausa pranzo, immagino che vi al lavoro, no? Quindi hai fatto pausa pranzo, se ti portavi le 6 pagine, voglio dire, con te, le avresti lette, diciamo, su antipasto, neanche ad arrivare a lì. Allora, da questo punto di vista, la cosa che
diciamo scontenta, ma padronissimi di farlo, e invece trovarsi nella condizione di dover sopportare anche un documento nel quale ci sono 8 citazioni di un periodo specifico rispetto al quale diventa illuminante la previsione del campo sportivo e magari diciamo un minimo accenno storico a quello che ha consentito che quell'area rivestisse il ruolo e la funzione che svolge. Lo so che l'hai citato, Nicola. Poi però diciamo che tra i quattro hai citato, c'è un incipit, c'è un corpo centrale e c'è una conclusione. Diciamo che il corpo centrale occupa forse una dimensione leggermente più ampia rispetto a quella che avrebbe dovuto rivestire, quella di un'area che da industriale è divenuta a vocazione turistico-termale e forse una, almeno nell'ottica, una possibile forza trainante di un territorio che nel termalismo trova l'unico potenziale che lo distingue da tutti quanti i paesi del circondario e forse gran parte del centro-sud. Il dato banale è uno. Noi otteniamo un risultato fondamentale, importantissimo, che non ha nulla a che fare con la precedente convenzione capestro firmata in precedenza. Uno, per quello che diceva Marcello, una cosa è la proprietà. No, capite che c'entra? Loro hanno concesso. Grazie, l'ha spostato tutto sul comune. Il pagamento di 5.000 euro. La messa, voglio dire, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il discorso ordinaria e straordinaria. Il discorso relativo a tutto ciò che era il completamento di ogni singola opera e di ogni singolo aspetto, e grazie, voglio dire, a parte dell'ASI, perché non doveva esserci? Parla del Comune di Contursi Terme, non parlare della controparte. Il Comune di Contursi Terme ha firmato allora una convenzione che noi abbiamo giudicato fortemente capestro. Basta. In più, con un limite, perché arriva un limite, prendilo in proprietà. Quando tu sai che la proprietà è tua, te la piace e te la suoni, anche perché hai fatto le valutazioni necessarie. Quando ti accolgi l'infinito degli oneri senza neanche essere proprietario, generalmente ti tocca un su questo, Nicola ti ha detto il Presidente del Consiglio, ti fitti casa, ti prenderesti l'onere di una manutenzione ordinaria, allora, straordinaria, di un completamento, sì, di un corretto? Allora, sì o no? Su questa cosa la risposta è, a mio avviso, no. Ti devo dare atto, noi abbiamo provato di tutto, però l'ASI non ci ha concesso la... Non ha fatto o se lo concede, ma io non sono come amministrazione stellente, sai perché dico? Perché la cosa che noi dobbiamo fare, e dovremmo farlo assieme, lo dico davvero, guarda, credimi, me ne frega di fare il distinguo stello al petto a noi, e sinceramente facevamo una disquisizione dall'85 ad oggi, si giocava sul campo di patate come qualcuno erroneamente lo additava, cioè quando era in terra, non si gioca paradossalmente su quello in erbetta sintetica. E allora, porca miseria, era forse meglio quando era peggio? La condizione del campo sportivo, ci chiedono in molti, e uno alla fine della storia dovrebbe dire quasi sì, era meglio quando era peggio. Allora, dal momento che queste però sono e sarebbero attacchi politici, sarebbero voler configurare che l'intuizione che io do al sindaco Lardo di una possibilità di spesa, così faccio io nome e cognomi, Nicola, che è più semplice e anche più bello quando lo fa un altro, di configurare che in un'area potesse nascere un centro sportivo polifunzionale utilizzando dei fondi generalmente utilizzati per opere di utilità primaria, vale a dire marciapiedi, luci, fondi e quant'altro. Ci fu questa interlocuzione con il Ministero da parte della provincia di allora, il tutto fu effettuato. Poi uno non può lavarsene le mani quando rispetto agli esiti ha seguito tutto. O dire sì, però è dalla provincia, anche perché la provincia tassativamente si è sempre rivolta al comune per i controlli. Ma anche in quel caso faremo un gioco pessimo, perché è come se io volessi dire che nella precedente amministrazione si è stati incapaci di seguire, qualcuno dice sì, certamente, perché sennò non si arrivava qui i morti, ma che avremmo ottenuto il nulla, io. Il nulla. Io gradirei che chi si sforza a scrivere manifesti, chi si sforza a vivere di nostalgia,
chi si sforza a ritenere che su ogni cavolo di passaggio debba esserci la configurazione di un merito infinito proprio e di un demerito degli altri, insomma, modifichi il proprio comportamento. Rispetto a una cosa che invece io e tutti noi ci assumiamo la responsabilità di fare, di aver ottenuto un risultato eccezionale, cessione gratuita di proprietà, non di fitto, con tutti gli oneri a carico del comune, non è la stessa cosa. Torno a ripeterti, fitteresti una casa in cui devi fare dalla A alla Z tutto tu? Penso di no. Senza neanche la possibilità in quella convenzione capestro di vedersi assicurati i corrispettivi degli eventuali esborsi che il comune faceva, perché se vi ricordate prevedeva fino a un massimo di somma pari a quella del canone annuo di 5.000 euro. Superato quello, se io ne spendevo 15, 10 e cacciavo comuni con 12. E già lo voglio dire, allora, qual è la cosa sensazionale? Abbiamo la proprietà. Da oggi in poi, così come da dopodomani in poi, noi dovremmo essere bravissimi a completare e a consentire che finalmente, altro che dopo 2 anni si ottiene ciò che si poteva ottenere, un corno, il nulla, che cavolo diciamo? È un atto totalmente opposto e c'è stata senza dubbio una ricostruzione con la regione importantissima sulle possibilità di arrivare a determinate cose. Dico che il tutto è dovuto passare attraverso una constatazione rispetto alla quale se no continuavi a scrivere, ti do del tu come se fossi tu l'autore, ma capiamoci, una parte continuava a scrivere il campo sportivo, come se ci fosse stato un pazzo o dei pazzi dall'altro lato che volevano impedire l'utilizzo dello stesso. Ma di che parliamo, dico? Parliamo di un campo che non può essere utilizzato per niente se non per gli allenamenti o per le camminate, le passeggiate che ciascuno di noi può andare eventualmente a fare. Allora, un'altra volta la colpa, dico, se mi parli di colpa mi costringi a parlare. Io non voglio arrivare a determinate cose, voglio arrivare alla definizione, visto che allora, ogni tanto poi il problema è l'assessore allo sport, voglio dire qualcosa. Circa 102 passaggi forse al campo sportivo del comune di Montursità che sono stati fatti nel corso dei lavori, circa 180 pareri erano stati dati in merito alle cose che non venivano effettuate in una maniera degna prima di chiudere i lavori, dico bene o no? E voglio dire, uno dice pure, devi far male, perché così non diamo voi, lascia stare, dico, arriveremo a cose inutili, io voglio arrivare a una formalizzazione. Da oggi parte una scommessa che di tutti. Non solo nostra, cioè quella di riuscire ad ambire, non solo a rifunzionalizzare, perché io non voglio tranquillizzarti anche rispetto a quello che avevi detto, scusami, no. Noi presentiamo un progetto di adeguamento, di riqualificazione e di rifunzionalizzazione strutturale e tecnologica, in maniera tale che non ci sia la possibilità di incorrere in ciò che ipotizzati, in che senso? Uno dei gap enormi, Nicola, del progetto precedente è che il progetto era un centro polifunzionale. Nel progetto, vattelo a vedere, non c'è scritto da nessuna parte che quel campo doveva essere omologabile. Poi lascia stare i tentativi che ci sono stati nel renderlo tale, sono stati, voglio dire, sono andati in malora perché non sono stati adeguati gli interventi, ma non c'era scritto da nessuna parte. Dove voglio arrivare, amico? Che ciò che veniva previsto era già da progetto non confacente a quello che doveva essere l'utilizzo finale. Lascia stare, torno a ripeterti i tentativi poi di dire ok, il progetto prevedeva questo, ma noi tentiamo almeno di renderlo omologato. Lo sa o no? Lo sai, lo sappiamo. Allora facciamo gioco di squadra su questo, perché tanto lo facciamo dal punto di vista della crescita della comunità, nel tentare di consentire che il rapporto a Regione Campania, che su questo ci darà una mano infinita, e il rapporto a tutto ciò che tenteremo di fare anche con altri bandi europei, si possa riuscire a delineare quella che tutti noi intravediamo, non un luminare più dell'altro, tutti noi individuiamo come risorsa potenziale enorme e da spendere a servizio della comunità, dei cittadini, dello sport di Contursi, ma anche, come dicevo prima,
dei paesi limitrofi, che finalmente iniziano a ipotizzare che lì giù possa nascere e crescere come centro che aggrega lo sport nei più comuni. Molto spesso con Tursi, lo vedo con mio figlio, non riesce più ad avere, a differenza della nostra età, una squadra di 11 ragazzi. Colliano ha lo stesso problema, Valvano ne parliamo proprio, Oliveto inizia a vacillare. Se riuscissimo anche da questo punto di vista a rendere quel luogo fulcro di un'offerta sportiva più ampia, avremmo fatto tutti, maggioranza, minoranza, cittadinanza, un capolavoro assieme. Basta, grazie. Grazie Sindaco. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Ok, allora. Mi chiedo scusa, ma non c'è l'ultimo alzare. Allora, chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Per la immediata eseguibilità? A favore? Contrari? Astenuti? Passiamo quindi al terzo punto, sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport, la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive, il PR della Campania FES 2127, priorità 4, sviluppo, inclusione e formazione, RSO 4.3, azione 4.31, atto di indirizzo per la candidatura, ci espone Assessore Mazzolia, prego. Un attimino, se possiamo passare a questo punto dell'ordine del giorno, è proprio una conseguenza del punto di prima. Si parlava di 2 anni, di tempi lunghi. Se era così semplice arrivare a questo esito, si sarebbe detto prima. Mi permetto di sottolineare anche questo. È una vittoria politica da parte del sindaco e dell'amministrazione. Il fatto che il bene sia in proprietà, oltre della, significa anche aumentare il patrimonio del comune, cioè è una cosa importante anche questa, oltre alla. E poi se l'ASI è arrivata a darci le proprietà, non è stato semplice nemmeno per loro, ha dovuto comunque avere la sollecitazione da parte della regione, da parte degli altri enti, perché non è semplice una scelta del genere, il direttivo non si è aderito in questo senso proprio sulla base delle sollecitazioni da parte di enti e della loro convinzione sicuramente personale. No, ma bisogna. No, la scelta, la forza che non è. Anche questo. Sono persone straordinarie. Allora, andiamo quindi all'ordine del giorno. Dobbiamo partire dal prendere atto dell'avviso pubblico che è stato appunto pubblicato per la realizzazione di progetti volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport, la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive. Approvato con decreto della direzione regionale DG 5001. Numero 255 del 18/9/2023, allegato alla presente deliberazione. Considerato che l'avviso è rivolto ai centri sociali polifunzionali di cui il regolamento regionale numero 4/2014 e dagli enti pubblici locali e si articola in due linee di intervento. La linea A, che non ci interessa, quindi non la leggo. La linea B, infrastrutture sportive per anziani e persone con disabilità, in coerenza con l'azione 431 del PR Campania FES 2021-27, con la quale si intende finanziare la riqualificazione e il miglioramento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sportive in proprietà. Quindi anche questo è importante, perché noi possiamo decidere perché siamo proprietari di questo bene. Nella disponibilità e uso alla centri sociali polifunzionali per attività in favore di anziani e persone con disabilità, attraverso il finanziamento di interventi di ampliamento, potenziamento, ristrutturazione, riqualificazione, adeguamento e o ammodernamento di strutture già esistenti. Possono partecipare all'avviso centri sociali, purtroppo devo leggere, vi chiedo scusa, centri sociali polifunzionali semiresidenziali per anziani e persone con disabilità, autorizzati e o accreditati in base al regolamento regionale 7 aprile 2014 numero 4, in uno con l'ente pubblico proprietario, per interventi su infrastrutture sportive e in proprietà pubblica, che possono essere già in disponibilità del centro sociale proponente per attività sportive in favore di anziani o persone con disabilità, non ancora nella disponibilità del centro sociale proponente per attività sportive in favore di anziani o persone con disabilità, previo accordo con l'ente pubblico proprietario che ne destina all'uso delle attività del centro per il periodo di cui ha regolamento 2.
In queste ore il centro dovrà avviare la procedura prescritta agli articoli 6 e seguenti, e queste qua sono tecnicismi che vi risparmio. Considerato che è volontà dell'amministrazione, a seguito degli eventuali interventi di funzionalizzazione e riqualificazione che interesseranno il bene, porre in atto quanto necessario per consentire all'intera collettività l'utilizzo e la gestione, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente, richiamate la nota che si dà al protocollo 11071 del 14 novembre 2023, allegato B alla presente deliberazione, con la quale è pervenuta la formalizzazione della richiesta di partecipazione alla candidatura di un progetto a valere sulla linea B dell'avviso pubblico, di cui all'oggetto, da parte dell'ADSM Proprietario 82, ente gestore del centro sociale polifunzionale Palazzo Belvedere, Signore degli Alburni, concernente gli alcuni infrastrutture sportive per anziani e persone con disabilità relativo al terzo tempo village, nella quale si chiede di poter partecipare con un ente locale comune di Montrusio Terme, con l'obiettivo di riqualificare, potenziare e adeguare dal punto di vista strutturale e tecnologico la struttura di proprietà pubblica, sede locale Alto Faro, centro sportivo polifunzionale Avvocato Compagnani, che possa rappresentare l'estensione, l'ampliamento dell'esistente centro polifunzionale attraverso la richiesta di finanziamento e di un intervento di ristrutturazione, manutenzione, straordinario adeguamento e ammodernamento. Sfida di impegno a destinare l'uso dell'immobile ristrutturato alla finalità del centro sociale polifunzionale anziani. La nota, non c'è un'ulteriore una nota della TS Prometeo 82. E poi evidenziato che la TS Prometeo 82 è l'ente titolare e gestore del centro sociale polifunzionale anziani, Palazzo Belvedere. Possiamo. Sì, sì, okay. Quindi andiamo via dal deliberato? Bene, è interessante. No, se vuoi. No, mi era giusto per prendere i dotti. Non mi diretto a leggere, però dico se. Vabbè, delibera. Quindi proponiamo la deliberazione di approvare le premesse del presente atto, quale parti integranti e sostanziali, di esprimere atto di indirizzo favorevole alla partecipazione alla candidatura dell'avviso pubblico, di cui all'oggetto, così come sopra esplicitato, con il soggetto proponente ATS Prometeo 82, ente gestore del centro sociale e polifunzionale di Sicilia degli Alburni, sotto condizioni sospensive dell'assicurazione del contratto di cessione gratuita del piano sportivo, il lavoro è tutto fatto tra consorzio ASI e Comuni Montrusidelli. Dare mandato successivamente alla Giunta Comunale per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico e economica, tutti gli atti di adempimenti strumentali alla presentazione di intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo, non tutto fare, compresa la formalizzazione di un protocollo di intesa con il centro sociale e polifunzionale, ai fini della regolazione dei reciproci obblighi e gli impegni progettuali, di dare atto che, a seguito degli eventuali interventi di rifunzionalizzazione e di riqualificazione che interessano il bene, si procederà con quanto necessario per consentire all'intera collettività l'utilizzo e la gestione, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente, dare mandato al responsabile del servizio competente o agli altri gestionali di competenza di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la delibera immediatamente eseguita. Grazie, assessore. Chiedo la parola. Sì, prego. Grazie, Presidente, per se ci sono interventi prima. No. Come diceva Cristian, il nostro assessore Mastrolia, questo punto ovviamente è una continuazione del precedente, quindi si può tranquillamente anche argomentare relativamente a quello di prima. Una cosa sola veramente male per chiudere, perché mi è dispiaciuto che un risultato bello per la cittadinanza di Montrusio è diventato un motivo di contendere tra opposizione e maggioranza, cosa che non volevamo assolutamente. E quando diciamo che si sono persi 2 anni è perché anche con la concessione con un canone per noi considerato così, poteva essere quantomeno in questi 2 anni utilizzato il campo per andare a correre e fare altro, nelle more di contrattare con l'ASI di avere l'ulteriore risultato che si è ottenuto, e va benissimo così. Quindi adesso oggi godiamoci il risultato piuttosto che innescare polemiche tra di noi. L'astensione del deliberatore precedente però viene fuori anche da questa delibera qua, perché ovviamente da consigliere comunale un minimo di dubbio mi viene. Innanzitutto chiedo al segretario comunale se è competenza del consiglio, perché in questo caso andiamo a fare quasi un affidamento di un bene a una cooperativa terza, quindi non so se è competenza del consiglio comunale o se è un altro gestionale. Al netto di questo, appare quantomeno singolare che noi consiglieri comunali abbiamo avuto gli atti stamattina, quindi stamattina abbiamo una contezza effettiva di quello che si dovesse fare. 2 cooperative che non sono di Montrusio, non sono del posto, non
già il 14 hanno avuto possibilità di presentare addirittura delle proposte progettuali su una struttura che il Comune non sapeva neanche di avere. Quindi ti spiegherò tutto così ti è più chiaro. Assolutamente sì, io esprimo i miei dubbi perché mi vengano chiariti, assolutamente questo. Quindi la perplessità anche nel votare gli altri atti viene fuori anche da questo. Sono, ripeto, due cooperative di cui non abbiamo contezza, non sappiamo chi sono i soci, non sappiamo da chi sono costituite, non sono... due fogli di carta. Spero che anche per le altre non le conoscessi, perché generalmente avviene così. Appunto, a me pare strano che una cooperativa che non si conosce sa prima del Consiglio Comunale che il Comune ha la disponibilità di un capo sostitutivo. Questo è il mio dubbio. Io, ripeto, sto esternando un dubbio che faccio mio e di tutto il Consiglio Comunale, perché non so gli altri consiglieri comunali quando hanno avuto contezza del fatto che il Comune di Contursi avesse la disponibilità del campo in cessione gratuita. Probabilmente era il Life, vedo l'intestazione, qua lo sapeva prima di noi, perché se già il 14 ha avuto modo di protocollare, quindi presumo che almeno il 13 l'aveva preparata, non voglio dire che è super efficiente la struttura di queste cooperative, almeno il 13 l'aveva preparata per poter protocollare il 14, quindi addirittura tre giorni prima che noi sapessimo di questo consiglio comunale. Non sbilanciarti tre volte, su una cosa che è una cavolata. Ti lo spiegherò, quindi falla una volta la domanda, io poi te lo spiego e tu capisci che è una riflessione. Quindi, per questo motivo, chiedo anche, io proporrei proprio il ritiro di questo deliberato, perché? Per fare un avviso pubblico, per far sì che tutti quanti abbiano la possibilità di partecipare a un eventuale proposta di finanziamento su questo bene. Questo è quanto ho inteso io, quindi se non sono stato capace di leggerlo, non fa niente. Pure perché poi il capitolato, tutto quanto questo che è stato proposto, prevede che all'esito della missione, dell'eventuale missione di finanziamento, in caso di emissione e finanziamento, il Comune di Contursi Terme sarà il beneficiario del finanziamento e si impegna a destinare l'uso dell'immobile ristrutturato, centro sportivo, per funzionare il Procato Guadagnani, ma anche mi ricordavo come si chiamasse, questi lo sanno, vabbè. Alle finalità del centro sociale per funzionare anziano palazzo per vedere il segno. Quindi è come se immediatamente prendiamo il campo e lo diamo subito in uso a qualcun altro, lo cediamo subito. Quindi per queste e molte altre riflessioni che sono nella dichiarazione di voto che consegno al segretario, che chiedo che venga posta in maniera integrale, la consegno comunque, perché queste sono le nostre riflessioni fatte in funzione di quello che ci è stato consegnato, gli atti che ci sono stati dati e del tempo che ci è stato dato per esaminarli. Ovviamente può darsi pure che la mancata giusta interpretazione è dovuta ai tempi stretti di lettura degli atti. No, è una cosa molto. Quindi questo qua è quanto ci è. A me mi è balenato subito dagli occhi, poi l'ho condiviso con i colleghi del gruppo e pare che l'idea, l'interpretazione è stata la stessa anche da parte degli altri, quindi io proporrei il ritiro per far sì che possa essere fatta una manifestazione di interesse, per far sì che anche altre cooperative, altre associazioni, altre che hanno le stesse finalità o migliori o analoghe, possano comunque proporsi per poter partecipare a questi bandi di finanziamento. In ogni caso, nel caso in cui verrà posta a votazione questo deliberato, ovviamente il gruppo vota contro. Bene. Senti, assolutamente la spiegazione, allora, sarebbe opportuno che nel leggere una delibera uno legga, e quindi da questo punto di vista sarebbe opportuno soffermarsi su tre elementi fondamentali basilari. Uno, magari andarsi a prendere anche un minimo il bando dal punto di vista di una cosa, rendendosi conto nelle prime tre righe a chi ha voto questo bando. Il bando non è presentabile, quindi il progetto, dal Comune di Contursi, ma da un centro sociale polifunzionale accreditato presso il piano di zona. Ok? Anche nel caso, quindi questo bando che cos'è? È un bando che incide su fondi FSE e su fondi FESR. Per 2 milioni di euro, per 7 milioni di euro sull'FSE, per 20 milioni di euro sul FESA. I centri polifunzionali accreditati presso i piani di zona, ai sensi del regolamento 7 della Campania, possono presentare una linea A, e laddove siano proprietari di strutture sportive in uso o proprietari delle stesse, quindi luoghi nei quali il centro polifunzionale
può consentire lo svolgimento di attività sportive, possono presentare anche una linea B per la quale non c'è un massimale pari a quello invece che ha il comune, cioè un ente locale, che invece concede al centro polifunzionale accreditato una struttura sportiva non in uso esclusivo, apro e chiudo parentesi, e quindi non è una concessione d'uso, faccia in modo insomma che ci sia questa possibilità da parte del centro di uso. Ebbene, piano di zona di Eboli, l'unica, unica struttura accreditata come centro polifunzionale diurno è quella di cui hai letto il nome, cioè l'ATS Promete 82. Ed è il motivo per il quale già in una riunione del piano di zona sociale c'è stata una candidatura da parte loro, espressione di volontà di candidatura da parte loro su questo avviso, chiedendo appunto, perché era uno dei requisiti, di esplicitare che le attività che intendevano porre in essere fossero compatibili con quelle del piano di zona. C'è stata questa deliberazione e c'è stata anche la possibilità da parte del comune di condursi di ipotizzare che potesse essere preso in considerazione il centro sportivo in località Tofani. Rispetto a questo dato, rispetto a questo dato, Prometeo avrebbe esplicitato questa volontà all'ASI. Per quanto detto in precedenza, l'ASI è impossibilitata a ricevere il finanziamento su questo FESR, perché il FESR, se leggi praticamente le condizioni, è relativo in termini di azione B, di linea B, solo ai comuni, solo ai, anche ai enti pubblici, proprietari delle strutture. Dal momento era in corso questo discorso del passaggio che abbiamo accelerato infinitamente di proprietà al comune di Contursi, siamo stati nella condizione di ricevere dopo la delibera di consiglio direttivo dell'ASI già di trasferimento in proprietà al comune di Contursi la lettera della Promete 82 Life, come hai letto, nel dire: caro comune di Contursi, vuoi partecipare con noi, che sono gli unici a poterlo presentare, quindi non si può fare l'avviso pubblico, non si può fare la manifestazione di interesse, non si può fare nulla di nulla, puoi fare con noi questa cosa sul centro sportivo praticamente, su centri sportivi tuoi? Questo progetto sarebbe stato presentato sul palazzetto dello sport o su altre strutture sportive comunali qualora non fossimo riusciti ad ottenere questo importantissimo risultato di stasera. Avendo la possibilità di intravedere prima che loro scrivessero che la destinazione, che il tutto poteva andare in porto prima della presentazione del progetto, scusa se siamo fessi, abbiamo detto presentiamolo direttamente laggiù, anche perché il massimale finanziabile è 2 milioni di euro per opere di adeguamento, ampliamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, rinnovamento, cioè adeguamento tecnologico, infrastrutturale, e lo abbiamo fatto. Allora, con questo brevissimo intervento spero di averti chiarito tre aspetti: che nessuno è pazzo, perché nella tua espressione, no, qualcuno però sentendo dici viene a fare una manifestazione di interesse e non l'hanno fatta, non siamo nativi e siamo soprattutto le persone che mettono una manifestazione di interesse senza sapere manco chi partecipa 100 anni prima, tranne nelle condizioni di urgenza ci sono bandi specifici che determinano determinate tempistiche, ma sono anche quelli che non sarebbero appannaggio del comune se non avvenissero nel modo attuale. Quindi, chiara una cosa: chi è la Promete 82? È un ATS che gestisce Palazzo Belvedere a Sicignano degli Orturni, che è l'unico centro polifunzionale accreditato per anziani al piano di zona di Eboli, al quale noi facciamo chiaramente riferimento. Sono loro a poter accedere alle misure linea A, sono loro a poter accedere alla linea B assieme a un comune che gli mette a disposizione una infrastruttura sportiva che viene resa fruibile per le attività che intendono porre in essere assieme anche ad altri partner. E chi sarebbero gli altri partner scelti da loro? ASD, associazioni sportive dilettantistiche, piuttosto che associazioni sportive disabili, piuttosto che associazioni o consorzi per l'autismo, per, voglio dire, determinate categorie di disabilità specifica. E allora, voglio dire, è il modello che ti anticipavo prima e che ti anticipavamo prima.
e un modo per consentire che laggiù possa, grazie a una possibilità, più un'opportunità, sono 20 milioni a disposizione, un massimale di 2 milioni, significa in tutta la regione Campania 10 progetti, significa insomma davvero difficoltà infinite anche dal punto di vista che lì è un'area scoperta, ci sono molte altre che sono palazzetti dello sport piuttosto che strutture coperte che sono anche più comode, quindi questo è il senso nostro, è il tentare di utilizzare ogni possibilità opportuna per consentire che ci sia la realizzazione di qualcosa di importante. Anzi, rispetto a questo, e chiudiamo perché ci stanno aspettando per la firma e la dottoressa Toni deve tornare a Salerno urgentissimamente, segretaria, c'è a pagina 2, proprio dove si parla di praticamente uso da parte del centro polifunzionale, seppur non esclusivo, io lo aggiungerei addirittura lì, in maniera tale che rimanga praticamente anche scritto in delibera. Quindi noi che cosa faremo, Onofrio? In materia di consiglio, è il motivo per cui siamo in consiglio. Il consiglio può, con voto, delegare la giunta, perché abbiamo l'esigenza di essere più veloci e più sciolti nell'approvazione del progetto e nella candidatura del progetto stesso, di fare che cosa? Quello che andremo a fare, cioè l'approvazione di un PFTE ai sensi del 36, del decreto legislativo 36, no? Di un PFTE che equivale a un definitivo riprima, insomma, su quella struttura, e di consentire che anche formulare tutto un po' la documentazione infinita connessa a questo bando, perché è un fest, quindi immaginerai qual è la mole di documentazione, alla velocità della luce venga predisposta e ci consenta di optare per una candidatura. Questo è il senso. Quindi, torno a ripeterti, nessun pazzo, anche dal punto di vista della manifestazione di interesse, di tutto quanto è stato possibile e del fatto che tu prevedi, dici, cavolo, lo sapevano loro, non lo sapevamo, no, lo sapevano loro, non lo sapevi tu, perché c'eravamo già incontrati nell'ambito del piano di zona, come fa sempre un sindaco, dice, guarda, ci sono le nostre strutture sportive, vi andrebbe, ne abbiamo gli appetibili, ni direi no, perché anche il palazzetto di via Festola obiettivamente tu sai che non hai i requisiti, no, ma né quello né giù hanno i requisiti per l'omologabilità. È chiaro che invece con 2 milioni a disposizione possibili uno opti per la no, sto dicendo quello è fruibile, no, quello però diciamo che concetto nostro, perché manca il completamento della pista d'atletica, ma così che se uno lo vuole fare a un certo livello anche con i disabili è obiettivamente necessario che ci siano strutture omologate, se no, capito, è lo sport amatoriale, non è lo sport agonistico. Se riuscissimo lì giù addirittura, come tutti andiamo a fare sport agonistico, quel centro sportivo assume un peso enormemente superiore. Spero di aver chiarito almeno tutti i dubbi. Sicuramente se si è inteso che io abbia dato del pazzo a qualcuno sicuramente non è no, lo dico perché quando si dice però in parte confermato quanto detto da me, perché se questo consiglio di stasera viene comunque fuori da un percorso seppur non definitivo medio lungo diciamo, qualcosa che è già partito da un progetto che è stato al piano di zona, da interlocuzioni avvenute, si poteva quantomeno coinvolgere, capito, per dire guarda, abbiamo in cantiere questa idea, può darsi che si concretizzerà, può darsi no, arrivavamo stasera con le idee diverse, più chiare, più credici su una cosa, perché non ci divertiamo a farti votare contro, no? Cioè nel senso, credimi, davvero, anzi pensavo che anche su questo votassi, non sì, sì, molte sì. Soprattutto dopo che uno ti tranquillizza, è l'unico centro polifunzionale accreditato del piano di zona e sono gli unici a poter presentare e sono loro a presentare. È vincolato all'ambito? È vincolato all'ambito. Altri ambiti non possono partecipare? Altri ambiti non possono partecipare? No, non su questo di contorsi, capito? E se pure partecipassero, ipotizziamo che fosse stato possibile, nessuno ce l'ha chiesto, se fosse stato possibile, magari uno faceva un progetto su un pezzo, un altro lo faceva su un altro e ci trovavamo magari più pezzi fatti. Non è possibile così, perché il FESL, tu sai, dà l'univocità della partecipazione rispetto al dato. Sono solo loro, dal punto di vista dell'ambito, a poterlo presentare. Quindi diciamo che siamo onorati per essere stati scelti,
non ci sentiamo colpevoli di qualche manchevolezza nei vostri confronti, anche perché se arriviamo stasera a il Consiglio Comunale per il passaggio e il trasferimento di proprietà, qualcosa ti dirà che non eravamo neanche certi di poter ottenere la partecipazione a un percorso. Qui c'è che venga finanziato, se avrai fondi per finanziare la campagna, fermo restando quello quanto detto nella dichiarazione di voto, ti rimane. Vabbè, è importante che almeno sia stato specificato quello che è urbano. Ok, grazie. Altri interventi? No. Allora passiamo alla votazione. Allora, chi vota a favore? No. Quando la volontà è diversa. Chi vota contro? No, adesso. Chi si astiene? I contrari? Chiede scusa? No. Per la immediata a favore, contrari, perfetto, grazie, con questo completiamo, finiamo il Consiglio Comunale per passare poi alla parte, quindi vi ringrazio, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, buona serata.